Okay, good morning, kids, and welcome back to another English class. So this morning we're gonna take it slightly more relaxed, shall we say, and we are going to correct your exercises. Correggiamo gli esercizi e riflettiamo ancora su il past simple, ok? Quindi non andiamo avanti, non facciamo nient'altro di nuovo, ma correggiamo gli esercizi a pagina 145, quindi vi prego di prendere il vostro libro, di sistemarvi e di fare la correzione insieme a me di questi esercizi, number 2, 3 and 4, and then we're gonna do number 5 together, okay, and we're going to reflect a little bit on the grammar that we have done. Since we have not had the chance to do any speaking, I'm just gonna advise you that when we will see each other on Friday, I'm gonna give you some speaking to do, ok? Quindi siccome non abbiamo più allenato la speaking per venerdì, insomma, non per venerdì, ma venerdì quando ci vediamo su Zoom, vi darò un esercizio di speaking, ok? Quindi sarà un progetto carino per allenare la vostra speaking. But until then, let's correct your exercises. Let's start from exercise number 2, ok? So this is got, vi ricordate quando eravamo in classe e facevamo coi punti? Possiamo riprendere questo metodo. Allora, in questo esercizio dovevamo fare due cose, sia collegare che scrivere bene i verbi. Quindi questo esercizio vale 12 points, 12 punti. Un punto per i tempi verbali giusti, un punto per il collegamento fatto bene. Let's go. Abbina la parte iniziale delle frasi 1 to 6 alle conclusioni A to F. Poi metti i verbi tra parentesi al past simple. Number 1. He usually works from 9 to 5. Letter E. But this evening he finished work at 7 p.m. Quindi, di solito, he usually works. Oh, questo è interessantissimo. Vedete che queste frasi con i numeri dall'1 alla 6 sono tutte al present simple, perché abbiamo tutti degli indicatori temporali del present simple. Abbiamo usually, usually, often, on Fridays, usually and usually. Quindi per forza di cose i tempi verbali che avete in queste prime frasi sono tutti present simple e io li evidenzio tutti di blu, ok? Have, stay. Quindi questo è un'altra cosa che dobbiamo imparare a fare, cioè a seconda dell'indicatore temporale cercare di capire quale tempo verbale ci va, e questo è un esercizio molto interessante. Prima di tutto però io farei così: ci mettiamo queste frasi al past e poi dopo vediamo il collegamento. Letter A, but yesterday she walk al past simple, abbiamo visto che è un verbo regolare, and so walked. Letter B, but last Friday they played with a Y, con la Y, basketball. But last year we stayed in an apartment, but this morning I wanted... But this evening he finished, questo è già fatto, but yesterday he listened, like that, ok? So these were your past simple of the verbs, and now let's go. She usually rides a bike to school, di solito lei va in bicicletta a scuola, but, io direi la letter A, yesterday she walked, di solito lei va in bici ma ieri è andata a piedi. Number 3. Eric often watches TV. E qui io ci metterei la F. But yesterday he listened to music. Quindi di solito lui guarda la TV, ma ieri ha ascoltato la musica. Number 4. Joe and Fern go swimming on Fridays. But last Friday they played basketball. Letter B. Quindi di solito di venerdì loro vanno a nuotare in piscina, ma lo scorso venerdì hanno giocato a basket. Number 5. I usually have cereal for breakfast, but this morning I wanted toast. Ma questa mattina volevo mangiare un toast. Letter D.
And then I think we usually stay in a hotel on holiday, di solito stiamo in hotel, but last year we stayed in an apartment, ma lo scorso anno siamo stati in un appartamento, ok? This should be done that way, ok? Questo esercizio andava fatto così. E volevo solo evidenziare con voi gli indicatori temporali del past simple in queste frasi. Let's check, controlliamo. But yesterday she walked. Quindi prendete anche voi per favore un evidenziatore o un colore diverso da quello che avete usato per evidenziare le espressioni temporali qui sopra del present simple. Io uso il fucsia, anzi userò il giallo, dai. Nella prima frase cosa evidenziamo come indicatore temporale del past? Yesterday, che vuol dire ieri. Letter B, but last Friday they played basketball. Qui evidenziamo last Friday, che è lo scorso venerdì. But last year we stayed in an apartment. Last year, che vuol dire l'anno scorso. But this morning I wanted toast. This morning, questa mattina. Se ne parliamo ad esempio al pomeriggio, this morning è già passato, ok? Next. But this evening he finished work at 7. Stesso ragionamento, stasera ha finito di lavorare alle 7, nel senso che se ne parliamo più tardi, this evening è già passato. And then, but yesterday he listened to music. Ieri ha ascoltato la musica. Ok, quindi spero tutto bene in questo esercizio. Let's carry on to exercise number 3. Completa il brano con il past simple dei verbi nel riquadro. Ok, vediamo un attimo i significati. Enjoy vuol dire divertirsi. Play. Enjoy vuol dire anche piacere, quindi I enjoy it vuol dire mi piace, ok? Play, giocare. Watch, guardare. Walk, camminare. Laugh. E questo suono qui, mi raccomando ragazzi, ve lo dico adesso perché è una cosa che si sbaglierà per tutto il resto della vita. Questo suono qui si legge F. F come fanale, laugh, ok? Niente laugh, robe strane, laugh, che vuol dire ridere. Play, giocare, and stay, stare, ok? Let's check. Come sempre andiamo a caccia delle espressioni temporali che sono importantissime at this stage. On Saturday evening, first one, I watched a film. Sabato sera ho guardato un film and I played video games with my friend Andy. We really enjoyed, ci è piaciuto molto il film. We laughed, abbiamo riso molto. Andy stayed at my house on Saturday night and we had a sleepover. Sapete cos'è sleepover? Se non lo sapete, ve lo dico io. Sleepover vuol dire pigiama party, ok? Sleepover vuol dire quando qualcuno, pigiama party, quando qualcuno dorme a casa tua. Then on Sunday morning we walked, sorry, to the football stadium near my house. Leeds played Manchester United. What a game! 2-0 to Leeds. Yes. Per i tifosi calcistici, questa roba qui, 2-0, non si legge 2-0, ma si legge 2-0. Scritto così, 2-0. Ok? Vuol dire 2-0, 2-0. Ok, and this was the correction, please. This exercise had 6 points. Ok, so 6 points for this exercise. Right, so these were all regular verbs. Questi erano tutti verbi regolari dei quali non dovevamo cambiare lo spelling, diciamo, per trasformarli nel past simple. Mentre invece andiamo a vedere the exercise number 4. Exercise number 4 si passa già alle spelling variations, ok? Quindi si passa alle variazioni di spelling. Completa le frasi con il past simple dei verbi tra parentesi. Fai attenzione allo spelling. Be careful, perché questi invece sono quelli con la Y, quelli in cui si cambia un po' lo spelling del verbo. Quindi be careful to the spelling. Right. He carried Mia's books for her. Carry vuol dire portare. Ok, quindi he carried her books for her. She, again, but there was no answer.
Try è uno dei verbi in Y che però è preceduto da consonante, quindi la Y scompare e diventa tried con I e D. We traveled con la doppia L a long way. We traveled a long way. Abbiamo fatto molta strada, abbiamo viaggiato a lungo. The train, bla bla, at the station. Stop è un altro di quei verbi che raddoppia la consonante, ok? Quindi stop. Stopped at the station. He really loved. Love è uno dei verbi che termina in e, quindi dobbiamo semplicemente aggiungere la D. He really loved that book. I preferred, questo raddoppia, the other restaurant. Preferivo l'altro ristorante. The kitchen. Abbiamo sistemato, messo a posto la cucina. Tidied, tidied. I e D perché tidy finisce con la Y, ma la Y è preceduta da una consonante. I used, qui basta aggiungere la D, a pen, not a pencil. Stessa cosa per l'ultima frase. We arrived late to school, quindi siamo arrivati tardi a scuola. Ok, quindi questi erano i nostri compiti per casa, spero che siano stati fatti bene. E dunque, oggi facciamo una lezione breve, ok? Quindi vi prego di comunque stare al segno. Facciamo insieme l'esercizio 5 adesso, ok? Poi, niente, in realtà facciamo solo una riflessione su, la trasformazione in tempi verbali. Vi faccio vedere questo esercizio che vi darò per venerdì e basta. Mercoledì non c'è lezione perché è, festa, ok? Now, let's do exercise number 5 together. Facciamo l'esercizio 5 insieme, ok? Allora, completa il brano con il past simple dei verbi nel riquadro. Allora, intanto facciamo come sempre. Io vi dico i significati di questi verbi, voi ve li scrivete, poi ci facciamo questo esercizio insieme. Allora, copy vuol dire copiare. Like, piacere. Arrive, arrivare. Phone, telefonare, travel, viaggiare, oppure muoversi con un mezzo di trasporto, snow, nevicare, remember, questo è un bel verbo, ricordare, to remember, ask invece vuol dire chiedere, ok? So, let's try and do this exercise together, lo facciamo insieme. Allora, come sempre ci guardiamo le espressioni temporali. Allora, it snowed all afternoon yesterday, quindi it snowed, ha nevicato tutto il giorno, no, tutto il pomeriggio ieri, ok? Yesterday. I, bla bla, home on the school bus as usual and the weather was terrible. Quindi sono arrivato a casa, sono andato a casa con lo scuolabus. Mi sono mosso con un mezzo di trasporto, quali era di questi? I would say traveled. I traveled home on the school bus as usual, come sempre, and the weather was terrible. Mi sottolineato e evidenziato in questa frase il verbo be al past simple. Dove lo andiamo a cacciare il verbo be al past simple in this sentence? Where is it? Where is it? Traveled home on the school bus as usual, and the weather was terrible. This is a verb to be in the past simple, right? I blank snow in the winter when I was very young, but it isn't fun when the roads are dangerous. Quindi mi piaceva molto la neve quando ero piccolo, ma non è così divertente quando le strade diventano pericolose. Qui cosa ci mettereste voi di questi verbi qua? Uno l'abbiamo già tolto, che era travel, via. Dite un po', cioè dite un po', scrivete un po', io would say liked. I liked snow in the winter when I was very young. Questo when I was young l'abbiamo già visto, che vuol dire quando ero piccolo, e funge un po' da indicatore temporale, perché indica che quella cosa succedeva tempo fa, quando ero piccolo, appunto. But it isn't, invece mi dite qua dov'è. Dove sono i due verbi essere
al presente. Ce n'è uno affermativo e uno negativo. Verb to be in the present simple. Where are they in this sentence? I liked snow in the winter when I was very young, but it isn't present simple fun when the roads are dangerous. Present simple. Let's carry on. When I blah blah home, I that my homework diary was on my desk at school. Quindi quando sono arrivato a casa mi sono ricordato che il diario avevo lasciato il diario a scuola. Quindi quando sono arrivato a casa, qui cosa ci mettiamo? When I arrived home, I mi sono ricordato che I remembered, è un verbo regolare, remember, that my homework diary was on my desk at school. Quindi abbiamo usato arrive, abbiamo usato remember and like. And quindi quando sono arrivato a casa mi sono ricordato che il mio diario era sul banco a scuola. Anche qui abbiamo was, present simple, no, past simple del verb to be. So I blah Ellie and I her about our maths homework. Quindi ho chiamato Ellie e gli ho chiesto se mi poteva dire i compiti praticamente. Quindi ho chiamato, quale usiamo? Usiamo questo verbo qui da mettere al past simple, quindi basta che aggiungiamo una T. I phoned Ellie e le ho chiesto, and I asked her about our maths homework. I hope she copied, ied, perché copy finisce con la y ma è preceduta da una consonante, the questions carefully from the board. Ok? Questo andava fatto così, spero che l'abbiate fatto insieme a me. E in questo modo abbiamo un po' esaurito diciamo le riflessioni sul past simple dei verbi regolari o comunque dei verbi che seguono più o meno la stessa regola con semplicemente delle variazioni ortografiche. E vediamo un attimo di qua se c'è altro da dire. Questi li abbiamo fatti insieme, anche questo l'avevo fatto io, quindi lo diamo già per fatto. And yeah, the only thing that's left to do now we can actually start learning new irregular verbs. Possiamo iniziare a studiare nuovi verbi irregolari. Quindi vi chiederei per favore di andare a pagina 143, ok? E per oggi dovevate studiare il primo blocco di verbi: run, ran, drink, drank, sing, sang, sit, sat, begin, began. For Friday, per venerdì, vi chiederei questi altri due gruppi, questi altri due blocchi. Tac, ok? E vi dico le pronunce, anche in questo caso, e così ve le scrivete qui di fianco, ok? Qui, proprio qua, così come avete fatto per il primo gruppo. Come vi ho detto anche l'altro giorno, il vostro libro ha fatto questo lavoro di catalogare, diciamo, mettere insieme, se volete, nella stessa tabellina, verbi che al past simple si formano più o meno con lo stesso suono, sono accomunati più o meno da questo suono, quindi vedete che se iniziate a ripeterli si crea una sorta di cantilena, ok? Run, ran, drink, drank. Ok, let's carry on with buy, che diventa bought. Attenzione allo spelling, ok? Questo gruppo di verbi è particolarmente insidioso non tanto per la pronuncia quanto per come si scrivono questi verbi qua. Perché ci sono, c'è questa combinazione strana di lettere nel mezzo che non si legge bought, ma si legge semplicemente bought. Buy, bought. Catch, caught. Teach, taught. Ok? Quindi questo suono UGH in realtà si legge semplicemente O. Bought, caught, taught. Buy vuol dire comprare, catch vuol dire prendere, tipo catch the train, prendere il treno, o catch the bus. And teach, insegnare. Ok, quindi questi verbi si leggono così, ma si scrivono in questo modo. Quindi vi consiglierei, se vogliamo fare proprio un lavoro fatto benino, di prendere un bel foglio dedicato solo ai verbi irregolari
Adesso ve lo faccio vedere su Word. Prima vi leggo anche questi qua, che così siamo a posto. Quindi, second table, ok. Third table, terza tabellina. Break, broke. Choose, chose. Speak, spoke. Basta. Arriviamo qui, ok? Quindi, per la prossima volta dovete sapere la prima, che dovevate già saperla per oggi, se non l'avete studiata recuperate, e se non le studiate a pezzi così come ve le sto dando, rischiate che arrivate alla fine e avete uno sbarello di verbi da imparare a memoria. Quindi io vi consiglio di fare così, di studiarveli mano a mano. Andate a lavarvi i denti, ve li ripetete, preparate da mangiare, ve li ripetete, prima di andare a nanna ve li ripetete, così. Run, ran, drink, tran, sing, sang, sit, set, così, ok? Andate in giro per casa, annoiate tutti con questi verbi. Quindi per venerdì avete buy, bought, catch, caught, teach, taught. Break, rompere, broke. Choose, chose. Speak, spoke. Ok? Quello che vi consiglio di fare in questi casi è di prendere un foglio da mettere nel vostro quaderno o da qualche parte. E di tenervelo buono semplicemente, adesso se mi aprisse una pagina nuova sarebbe molto interessante, non ce la facciamo, sì, di prendere praticamente un foglio, di mettervi come titolo Past Simple Irregular Verbs e mano a mano che ce li studiamo, ok, ve li scrivete quindi su tutta sulla parte sinistra scrivete la forma base, ad esempio sing. Poi nella colonna di mezzo scrivete il past simple, sang, e di qua scrivete il significato, cantare. Poi teach, taught, insegnare e così via, ok? La lasciate ovviamente sotto bianca, aperta, perché mano a mano che li studiamo potete aggiungerveli alla vostra tabellina. Stop. L'ultima cosa che vi dico è l'esercizio che vi do per venerdì. For Friday, besides learning the verbs by heart, imparare a memoria si dice learn by heart, ok? Imparare col cuore in English. And besides learning the verbs by heart, please do this exercise che vi condivido in didattica. Dovete trasformare queste frasi facendo attenzione all'indicatore temporale richiesto. Devi modificare il verbo in rosso a seconda del tempo verbale. Evidenzia con colori diversi le espressioni temporali di tempi verbali diversi. Subito avete un esempio per farvi capire, perché mi sa che la consegna è un po' intricata, ma è molto più semplice di quanto mi sia impallato il computer. Benissimo. I walk to school every day. Vado a scuola a piedi tutti i giorni. Every day è la nostra espressione temporale. Nella frase sotto devi usare yesterday, ok? Ieri, quindi questo verbo in rosso va modificato, giusto perché yesterday è un indicatore temporale del past simple, quindi non posso dire I walk to school yesterday perché è sbagliato. Walk è il present simple e va con il suo indicatore del present simple. Se io devo usare come indicatore temporale yesterday, devo per forza di cose modificare il verbo, che infatti diventa I walked to school yesterday. Ok? E così via. Quindi, I cook dinner every day. Cucino la cena tutti i giorni. Al posto di every day dobbiamo usare at the moment. Questo verbo cook, come diventerà? E così via. Ok? Quindi vi fate questo esercizietto che vi condivido in didattica. Ve lo metto sia in PDF, se qualcuno riesce a stamparselo, oppure ve lo metto anche in Word, così ve lo potete fare anche direttamente al computer. Cancellando questa riga qui, quindi al posto della riga ci scrivete la frase, ok? Right, I finished, ho finito. Thank you very much for listening and I will see you on Friday on Zoom, ok? Bye bye!